Ebbene, dopo aver provato il Redmi Note 10, la variante più economica base della nuova famiglia, è arrivato il momento di guardare più da vicino il Redmi Note 10 Pro, che ha una differenza di prezzo di circa 70 euro, quindi non tantissimo, e in questo video vorrei cercare di aiutarvi a capire se vale effettivamente la pena spendere un po' di più oppure no. Non dimentichiamoci tra l'altro che sul mercato ci sono ancora dei prodotti del 2020 molto validi, restando anche sempre in casa Xiaomi c'è il Mi 10 Lite o il Mi 10 T Lite, la cui prima differenza è che hanno connettività 5G, invece lui no, ma adesso vi racconto tutto in questo video. Partiamo dal design, dove effettivamente dove cambia di meno è sempre più o meno lo stesso prodotto, ma con materiali differenti, e questo non è da poco. Sul retro infatti abbiamo un pannello di vetro, permane la plastica sul frame laterale, o comunque mi sembra plastica, e così permane anche la colorazione, sempre questo grigetto che a mio avviso sta un po' stancando, però è distintiva per questi prodotti più economici del mondo Xiaomi. Al tatto la sensazione di maggior pregio rispetto al modello base ce l'ha, e oggettivamente trattiene anche un po' meno le impronte e lo sporco. Le dimensioni comunque non sono proprio per tutti, è grande anche a causa di questo ampio display frontale che fa intuire come l'aspetto multimediale sia uno di quelli più curati, ma ci arriviamo fra poco. Il peso non eccede i 193 grammi, le cornici attorno al display sono decisamente ottimizzate, anche perché la fotocamera frontale è posta là al centro in alto. È presente un mento sulla parte inferiore, però non è così pronunciato come sul Redmi Note 10, quindi dal punto di vista del design leggermente meglio lo è. Ma parlavo di display, lui ha effettivamente un ampio display da 6,67 pollici, quindi più grande rispetto anche agli altri modelli, di tipo AMOLED con risoluzione Full HD+, e refresh rate fino a 120 Hz. Questa è un po' la sua caratteristica chiave che maggiormente lo contraddistingue rispetto a tutta l'altra massa di prodotti presente sul mercato, anche perché lui arriva su una fascia di prezzo proprio interessante per questa caratteristica. E la qualità visiva è molto buona, a differenza di Redmi Note 10, non abbiamo alcun difetto, la calibrazione del bianco è ben fatta, i colori sono accesi il giusto, è molto ampio anche il range di luminosità, per cui è godibile sia sotto la diretta luce del sole sia anche al buio, davvero un buon display. A corredo poi di questo ci sono anche due speaker, uno sulla parte inferiore e uno sulla parte superiore, con tra l'altro anche delle fessure dedicate per un effetto stereo molto avvolgente, molto di qualità. Ripeto, siamo sulla fascia di 300 euro, però comunque per questa fascia di prezzo è un ottimo aspetto multimediale nel suo insieme. Una caratteristica comunque inattesa è il sensore di impronte digitali, che a dispetto della tecnologia che lo avrebbe permesso non è sotto al display bensì sul frame laterale. Non male comunque, perché è reattivo, rapido nello sblocco, veloce, insomma, se Xiaomi avesse dovuto implementare un sensore di impronte sotto al display di minor qualità, tanto meglio quello laterale. A bada invece il feedback di vibrazione, che mi ero lamentato sul Redmi Note 10, qui è nella media, quindi ci può stare. A livello software, MIUI 12, Android 11, presto si aggiornerà alla MIUI 12.5, di cui già vi ho mostrato alcune novità, trovate un video all'interno del nostro canale. E anche qui, come sul Redmi Note 10, la prima cosa che salta un po' all'occhio è un bloatware eccessivo, numerose applicazioni preinstallate che bisogna andare lì e prendersi la briga di disinstallarle una a una. Poco male, anche perché, ripeto, si possono disinstallare, però è un po' fastidioso, un po' come la pubblicità che ogni tanto appare, come ad esempio quando andiamo a installare un'applicazione, poi c'è il controllo virus ulteriore di Xiaomi e lì compare la pubblicità. Insomma, quelle piccole cose che sicuramente su una fascia di prezzo economico potrebbero essere più accettate, però se non ci fossero, secondo me, sarebbe molto meglio. Riguardo a completezza, non è come su Xiaomi Mi 11 5G, però c'è tutto ciò che serve anche qua, come ad esempio il turbo videogiochi per favorire le prestazioni in gaming, la possibilità di clonare le applicazioni, la possibilità di utilizzare la modalità light per avere una interfaccia più pratica, oppure tutte le varie impostazioni riguardo il risparmio energetico. Grandi assenti anche qui sulla variante Pro sono i super wallpaper, e qui effettivamente la mancanza è un po' eccessiva, perché sia il software che il processore lo avrebbero permesso, anche il display, però si possono installare facilmente. Vi ho fatto una guida alcuni giorni fa proprio apposta per questi modelli, ma anche per altri smartphone Android. In genere il sistema gira fluido, però qualche tentennamento ogni tanto è presente e si fa notare, anche se il refresh rate aiuta a rendere più fluido tutto il sistema e le transizioni.
è ovviamente uno smartphone non iper carrozzato lato hardware, perché parliamo di uno smartphone mediamente economico, e all'interno infatti troviamo lo Snapdragon 732G, che seppur si tratti di un ottimo processore più o meno recente con un buon temperamento, è indubbiamente un po' anacronistico rispetto al recente comportamento da parte di quasi tutti i brand a portare processori che supportano la connettività 5G. E questa è un po' la prima sua mancanza, non che il 5G sia una mancanza ancora oggi, perché è praticamente ancora inutile, però ecco, in ottica di un acquisto futuro questo potrebbe far pensare di valutare altri prodotti. In ogni caso il 4G è supportato, e anche il 4G Plus, anche questa è una netta differenza rispetto alla variante base Redmi Note 10, che invece non supporta o comunque non riesce a collegarsi al 4G, al 4G Plus. Memoria interna invece di tipo UFS 2.2, 664, 628 o 828 sono i tre modelli che saranno disponibili. In ogni caso è possibile espandere la memoria tramite microSD attraverso uno slot dedicato nel carrellino per le SIM, perché lui è anche uno smartphone dual SIM. E a proposito di dual SIM, vi parlo di ricezione, che è assolutamente nella media, senza infamia e senza lode, non è sicuramente uno dei migliori, ma nemmeno uno dei peggiori. Ultimi due aspetti: uno positivo, l'NFC che è presente, quindi è possibile fare i pagamenti digitali. Uno leggermente negativo è il sensore di prossimità, e siamo sempre lì, Xiaomi. Anche qui è un po' eccessivamente pigro, però chiariamoci, non è problematico come su Redmi Note 10, dove non funziona di fatto durante i vocali delle varie app di messaggistica come WhatsApp e Telegram, e funzionava davvero poco anche in chiamata. Qui solo in chiamata abbiamo qualche problema, però è giusto, basta appoggiare un pochettino di più lo smartphone all'orecchio e il problema si risolve abbastanza. Sicuramente però non è un aspetto su cui Xiaomi sta lavorando, e qui tirato d'orecchie, spero che prossimamente, magari con un aggiornamento software in primis su questo prodotto e poi in futuro sui prossimi prodotti, cambi effettivamente questo componente con qualcosa di più funzionante. Dai Xiaomi! Comparto fotografico sulla carta ricchissimo, interessante, curioso. Poi sulla pratica, così e così. 108 megapixel il sensore principale, un Samsung ISOCELL HM2, 8 megapixel la fotocamera ultra grandangolare, 5 megapixel la fotocamera macro, 2 megapixel per la profondità di campo e 16 megapixel anteriore. La qualità degli scatti non fa impressionare, l'ho detto, comunque non è alta come si potrebbe pensare leggendo la scheda tecnica. Rispetto a Redmi Note 10 soffre leggermente meno i forti contrasti, ma restano comunque un punto dolente anche di questo prodotto, e la fotocamera ultra grandangolare è sempre quella che soffre un po' di più, quindi presenta rumore in condizioni non ottimali di luce e tende a impastare un po' i dettagli invece quando le condizioni sono ottimali. Scattare a 108 megapixel inoltre vi garantirà sì un po' più di dettaglio, ma niente per cui strapparsi i capelli, anzi vi consiglio di evitare totalmente perché occuperete solo memoria, dato che pesano ben 20 MB ciascuno scatto rispetto invece a 2, 3, 4 MB delle foto a 12 megapixel. Discreti video, anche se è da segnalare che in nessun caso si può passare durante la registrazione da un sensore all'altro, e questo secondo me è un difetto abbastanza importante. La ultra grandangolare può registrare fino a 1080p a 30 fps, mentre la grandangolare fino al 4K a 30 fps. Riguardo i selfie, buonini, non male. Parliamo ora di batteria 5020 mAh con ricarica rapida supportata fino a 33 watt con l'alimentatore presente in confezione. Sempre in confezione c'è anche un cavo USB Type-C e una cover per proteggere lo smartphone. Autonomia che non mi ha sorpreso particolarmente, permette sì di coprire la giornata lavorativa, però ecco, non fa di più, quindi tra le 5 e le 6 ore di schermo acceso. Ma passiamo alle conclusioni, perché Redmi Note 10 Pro sarà disponibile in Italia durante il mese di marzo. Al momento non ho una data specifica, però nel link in descrizione trovate ulteriori dettagli aggiornati non appena li avrò. Tre le varianti: 664 a 299 euro, 628 a 329 euro e 828 invece a 349 euro. Prezzi più o meno interessanti. Se guardiamo allo smartphone in sé, sicuramente dei buoni prezzi, ma se guardiamo al contesto del mercato, sicuramente sono dei competitor che gli vanno a dare molto fastidio. E vado a citare, come ho fatto all'inizio del video, Xiaomi Mi 10 Lite e Xiaomi Mi 10T Lite, che hanno il vantaggio di avere la connettività 5G e il non difetto del sensore di prossimità, perché queste sono effettivamente le sue due lacune più grandi.
dati, sempre se il 5G per voi è effettivamente una lacuna. Al tempo stesso c'è da dire che a 100 euro in meno, 199, c'è il Poco X3 NFC che ha lo stesso processore, una batteria simile se non la stessa e un display che cambia come tecnologia LCD invece che AMOLED, però sempre a 120 Hz di refresh rate. Quindi insomma, andare a scegliere proprio questo prodotto lo bisogna fare indicativamente solo o quasi esclusivamente solo per il display, suo principale cavallo di battaglia insieme all'aspetto multimediale, non che su Poco X3 NFC però sia particolarmente da meno. Insomma, sicuramente sarà un best buy quando scenderà di prezzo all'incirca sui 249 euro, 229, allora quella cifra risulterà molto interessante. Altrimenti di alternative sul mercato ve ne ho citate tantissime, solo in casa Xiaomi tra l'altro ce ne sono molte molte. Era davvero tutto però per questo video, ovviamente fate sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un bel like se vi è piaciuto e ovviamente iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Un saluto da Michele per tuttoandroid.net.